Ma se voglio installare una pompa di calore, che pratiche burocratiche devo fare? Bella domanda, no? Il mio dovere è aiutarti a fare una scelta consapevole e in tutta autonomia. Infatti, dopo che hai pensato di installare una pompa di calore e fare a meno del gas, deciso quale pompa di calore e scelto quale azienda te la installerà, rimane poi la parte meno divertente. Devo chiedere qualche autorizzazione? Oppure che carte devo compilare? Allora, chi meglio di Alessandro potrebbe aiutarci per fare un po' di chiarezza? Bene, dai, allora clicca sul tasto mi piace e partiamo. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale, cliccando sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco. Ciao Alessandro! A chi non ti conosce, puoi raccontare di cosa ti occupi? Ciao Samuele, diciamo che mi occupo principalmente di progettazione e consulenza impiantistica e faccio formazione oltre che sui social anche a molti installatori iscritti in molte associazioni nazionali, quali CNA, Confartigianato e altre associazioni di categoria. Bene, benvenuto Alessandro. Allora, seguendo il mondo delle pompe di calore, molto spesso le persone mi chiedono: ma che carte bisogna fare per essere a norma? Allora, per semplificare la cosa, ho deciso di suddividere in tre categorie. Chi sta costruendo casa nuova, chi sta ristrutturando casa in maniera importante, oppure chi semplicemente vuole sostituire il generatore, cioè passare da una caldaia a una pompa di calore. Allora, partiamo dal primo caso. Cosa devo fare quando sto costruendo una casa nuova? Allora, che documentazione produrre per quanto riguarda le nuove costruzioni? Ovviamente parliamo specificatamente del campo all'impiantistica, perché poi vedrete che per fare una nuova costruzione non solo c'è bisogno di documenti che vi dirò fra poco, ma ha tutta una serie di documentazioni strutturali, urbanistiche, acustiche e quant'altro, di cui non entrerò nel merito in questo video. Quindi per una nuova costruzione nel campo dell'energetica e dell'impiantistica servono tutta una serie di documentazioni che per comodità suddivideremo in documentazioni che deve produrre un professionista abilitato e documentazione che deve produrre una ditta abilitata. Quindi il professionista abilitato dovrà redigere la relazione ex legge 10 che andrà depositata prima dell'inizio dei lavori. Poi un attestato di prestazione energetica che deve redigere un tecnico che non ha partecipato in nessuna delle fasi di progettazione e esecuzione dei lavori e sarà redatta e depositata alla fine dei lavori. Infine, a seconda dei casi e soprattutto se si ricade un impianto di climatizzazione a pompa di calore, sarà potenzialmente necessario il progetto dell'impianto elettrico redatto da un professionista abilitato qualora si superi la potenza contrattuale richiesta poi all'ente fornitore di 6 kW elettrici. Per quanto riguarda invece la documentazione che deve redigere e consegnare la ditta installatrice, troviamo tutti i progetti degli impianti realizzati, tra cui gli impianti elettrici qualora restiamo sotto la soglia di 6 kW, in realtà ci sono anche delle altre soglie, però chiaramente sto facendo una semplificazione, poi degli impianti termici, degli impianti gas di adduzione e scarico e degli impianti elettronici. E a fine lavori anche le dichiarazioni di conformità di questi impianti, dove in allegato alle dichiarazioni di conformità ci saranno i vari progetti degli impianti realizzati, le visure camerali delle ditte che dimostrino di avere le abilitazioni a fare con gli impianti e tutta una serie di allegati obbligatori previsti per normativa. Dovranno essere consegnati tutti i protocolli dei deposito di dichiarazioni di conformità presso i comuni competenti, ultimo ma non ultimo il libretto dell'impianto che descriverà come si sviluppa l'impianto di climatizzazione all'interno dell'immobile interessato all'intervento. A proposito, Alessandro, ma chi deve compilare il libretto d'impianto? Chi ha collaudato la pompa di calore oppure chi l'ha installata? Per il libretto dell'impianto, il DPR 74 del 2013 impone che la compilazione del libretto d'impianto sia affidata all'installatore del nuovo impianto. Ovviamente ciò vale per i nuovi impianti. Se si parla invece di impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del DPR 74 del 2013, ecco, in questi casi qui deve essere il manutentore dell'impianto a redigere il nuovo libretto dello stesso. Come sempre è chiarissimo. Quindi passiamo al secondo caso. Cosa devo fare in caso di ristrutturazione importante?
Andiamo adesso a analizzare il caso in cui si faccia una ristrutturazione importante di un edificio, quindi non una nuova costruzione, ed è opportuno subito definire cosa si intende per ristrutturazione importante, visto che la normativa dà delle chiare definizioni in tal senso. Ristrutturazione importante è quando si interviene energeticamente su almeno il 25% dell'involucro edilizio che separa la parte riscaldata dell'involucro edilizio dalla parte esterna e da altre zone non riscaldate. Quindi se si interviene su più del 25% di questo involucro edilizio, allora si ricade, quindi facendo un parziale cappotto, rintonacando parte dell'immobile, sostituendo gli infissi, rifacendo la copertura, e si superano il 25% delle superfici che ho appena detto, allora si ricade nelle ristrutturazioni importanti. Quindi vedete, già è complesso capire se ci rientriamo. Poi, senza entrare nel merito, sappiate che di ristrutturazioni importanti ce ne sono di due categorie, di primo livello e di secondo livello, a seconda della percentuale di superficie su cui si va a intervenire sull'involucro edilizio. Però noi stiamo tanto analizzando la parte impiantistica e in questi casi bisognerà presentare tutta la documentazione vista prima, escluso l'APE, che si rende non obbligatorio ma facoltativo, e per la documentazione vista prima si aggiunge qualche nota. Nel caso della legge 10 verranno effettuate meno verifiche rispetto all'edificio di nuova costruzione, quindi sarà una legge 10 leggermente meno impegnativa. E per due casi che andremo a vedere fra poco non si rende necessaria questa relazione, che però devono essere comunque rispettate le verifiche previste dalla normativa. Cioè non bisogna pagare un tecnico che verifichi le condizioni previste dalla normativa, ma l'installatore comunque dovrà rispettare, senza che glielo dica un tecnico, ciò che è contenuto nelle normative vigenti. Poi dovranno essere realizzati i progetti impiantistici e le relative dichiarazioni di conformità solo e soltanto sugli impianti in cui si va ad intervenire. Nel caso si intervenga anche sugli impianti di climatizzazione, dovrà essere aggiornato il libretto di impianto. Dico aggiornato perché ad oggi tutti gli impianti in Italia, per legge, dovrebbero già avere il libretto di impianto. Ok, quindi nel terzo caso invece, se voglio semplicemente sostituire il generatore, cioè cambiare la caldaia con una pompa di calore, cosa devo fare? Abbiamo poi il caso della semplice riqualificazione energetica, in cui all'interno di questa categoria sussiste anche il caso particolare della sostituzione di un generatore, che sia o per riscaldamento o per acqua calda sanitaria, o per tutte e due ovviamente. In questo caso serviranno la legge 10, a meno che non si ricada in quei due casi particolari che ho detto e dicevo, e che sono la sostituzione di un generatore di calore o un nuovo impianto di climatizzazione con pompa di calore di potenza termica inferiore ai 15 kW, così come descritto dal decreto legislativo 192 del 2005 e successive modifiche, oppure la sostituzione di un generatore di calore con un altro dello stesso tipo. E anche qui subentrerebbe tutta una disquisizione in merito alle differenze di tipologia fra un generatore e l'altro. Per non dilungarci, non entriamo nel dettaglio anche di questo aspetto. Poi l'aggiornamento del libretto come secondo punto, e al solito dichiarazioni di conformità dei progetti e degli impianti che sono stati modificati o su cui comunque siamo andati a intervenire. Questa tanto nominata legge 10, ma cos'è la legge 10? Allora, andiamo a vedere cos'è una legge 10. Una legge 10 è una relazione tecnica che ha il compito di fare tutta una serie di verifiche sotto il profilo energetico, e per redigere tale relazione bisogna fare una simulazione dell'edificio inserendo dati intrinsechi dell'immobile, inserendo dati dell'impianto o degli impianti da realizzare o presenti, e poi si vanno a inserire tutte quelle modifiche previste dal piano di riqualificazione barra ristrutturazione, e in base alle modifiche inserite si andranno a fare le verifiche energetiche previste dai decreti, in questo caso il DM 26 giugno 2015, in base appunto alla tipologia di intervento che si va a realizzare. Per le nuove costruzioni la legge 10 sarà più impegnativa perché richiederà tutta una serie di verifiche in più. Per una ristrutturazione energetica di primo e secondo livello ci sarà una riduzione di queste verifiche, per la riqualificazione energetica ci sarà una riduzione ancora di queste verifiche, però per arrivare comunque a un minimo di verifiche, per cui è comunque necessario fare una simulazione
misurazione dell'involucro, definendo e rilevando tutte le misure geometriche e architettoniche dell'edificio, le stratigrafie, le caratteristiche dell'impianto e importando tutti questi dati con una logica secondo quanto previsto dal software che utilizza il professionista e che poi invia a fare tutte le verifiche. Non è un aspetto, diciamo, semplice fare una legge 10 fatta con criterio, però è chiaro che una legge 10 per una riqualificazione energetica è meno impegnativa di una legge 10 per un nuovo edificio e quindi anche meno costosa. Andiamo poi alla parte più interessante. Che incentivi ci sono con le pompe di calore? Un altro aspetto a cui bisogna stare molto attenti sono tutti gli incentivi fiscali, quali le detrazioni fiscali sia per ristrutturazione edilizia che per riqualificazione energetica e poi incentivi proprio economici, quali il conto termico 2.0. Ecco, qualora voleste intraprendere queste tipologie di meccanismi fiscali, vi invito comunque a valutarlo parallelamente all'istituzione di una pratica impiantistica edilizia, perché spesso e volentieri sono contenuti dei vincoli particolari su anche le caratteristiche tecniche che devono avere gli impianti, quindi è sempre opportuno saperlo prima, come si vuole muovere poi un cliente finale. E anche su questo argomento ci sarebbe un mare di cose da dire, ma ovviamente il tempo è quello che è e non possiamo stare qui 8 giorni a dire qualsiasi cosa di qualsiasi argomento, ammesso che non vi siete ancora addormentati. Ma quindi fammi capire, devo fare una pratica in comune? Per quanto riguarda l'aspetto delle pratiche edilizie, l'argomento anche qui è molto complesso, anche qui è un macro argomento. La complessità in questo caso è in parte dovuta alla difficoltà di interpretare quanto contenuto nelle normative vigenti, perché le normative legate all'urbanistica sono normative studiate da, diciamo, coloro che poi si occupano del campo delle costruzioni. Quando si parla di impianti, l'argomento è stato sempre un po' snobbato, barra sottovalutato. Di conseguenza è molto complicato riuscire a interpretare cosa dice normalmente il normatore in merito all'ambito impiantistico. Altra complessità è derivante dal fatto delle competenze regionali, perché noi abbiamo una normativa nazionale che definisce quali devono essere i criteri autorizzativi nell'ambito urbanistico, però purtroppo rimanda alle regioni poi la definizione dei dettagli. Cioè, o meglio, la regione può modificare quanto contenuto all'interno delle normative nazionali, ovviamente senza andare in controtendenza. Ed ecco che magari una pratica per una sostituzione di un generatore fatto in Emilia-Romagna è magari diversa da quella da fare in Puglia o in Piemonte. Quindi ogni singolo intervento deve essere analizzato in base al tipo di intervento stesso, ma anche in base al territorio comunale e regionale in cui viene svolto. In tal senso, quindi, è sempre opportuno confrontarsi con tecnici del luogo. Ok, allora tiriamo le somme. Chi mi può seguire in tutto questo? Un geometra? Un architetto, un ingegnere, un perito? Chi è che può seguire il cliente in tutte queste problematiche? È molto difficile. Cerchiamo di tracciare le caratteristiche che deve avere questa persona. Deve saper progettare impianti, quindi come un ingegnere. Deve conoscere tutti gli aspetti legati all'energetica, le normative. Deve conoscere come un geometra o un architetto le problematiche urbanistiche del territorio dove viene fatto l'intervento. Dovrebbe conoscere le pratiche e le problematiche fiscali correlate alle detrazioni o al conto termico per dare un supporto in tal senso. Personalmente non ritengo di conoscere nessuno che ha tutte queste capacità. Personalmente, dalla mia esperienza, ritengo che oggi un intervento edilizio dovrebbe sempre avere una figura di riferimento come un geometra e o un architetto per la parte urbanistica e sempre dovrebbe essere associato e affiancato da un ingegnere impiantista che segua, come per la parte urbanistica il geometra dell'architetto, per la parte energetica e impiantistica l'ingegnere. Ecco, queste due figure dovrebbero accompagnare, secondo me il futuro è questo, il cliente verso la scelta migliore per le sue esigenze. Oggi non esiste un impianto perfetto, ma esiste l'impianto migliore per quel tipo di cliente in base alle sue esigenze. Spero di essere stato chiaro e utile. Ringrazio Samuele per la sua disponibilità. Vi auguro una buona giornata e un buon lavoro. Ciao! Grazie a te Alessandro, come sempre. Se volete approfondire questo tipo di argomenti, trovate i riferimenti di Alessandro nella descrizione del video. Se pensi che questo video possa essere utile a qualche tuo amico, allora condividilo e se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale, cliccando sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco. In questo modo hai la possibilità di ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.
E se hai domande specifiche sul tuo caso, scrivi pure nei commenti qui sotto. Sarò io di persona, come sempre, a darti le risposte.